Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il punto è questo, che sulla carta, giustamente, specialmente oggi con l'età e tutto, ma non so quanti anni ha. Quanti anni ha Brugnaro? 61. Esatto, e lavora magnificamente, fa l'imprenditore e fa il sindaco. Quindi è ovvio che all'età sua si può lavorare benissimo. Però un disoccupato. Faccio solo il sindaco, per la verità. Vabbè, insomma, però sì. Diciamo che è un signore che nella vita ha lavorato sempre e non ha nessuna paura di continuare a lavorare, Brugnaro. Ma lo dico pure a nome di Lupi, che penso che no, esatto. Ci siamo più o meno. 66. 66, ammazza Lupi. E invece Luciano quanti anni ha? Facciamo un referendum. 63. Esatto, eppure Luciano gli posso garantire che lavora giorno e notte. Allora, quindi il problema è un altro, quello dice io il lavoro non lo troverò mai, io penso che abbia ragione, ahimè, perché se non troviamo il lavoro ai ragazzi di 25 mi immagino un 61enne, e dall'altra parte la pensione arriva dopo, ma io che fine faccio? Saranno pochi 700 euro, ma sono maledetti e subito, ci mangio, Brugnaro. Sì, il problema è che bisogna fare provvedimenti probabilmente di natura vasta e ogni volta siamo sempre a fare provvedimenti di natura emergenziale. Adesso è chiaro che se tu dici a una persona che prende da qualche anno ormai 700 euro, è logico che va nel panico se gli togli 700 euro. La domanda è: perché sono stati dati a pioggia questi soldi e da dove arrivano? Vi dico io dove arrivano. Arrivano dai debiti che lasceremo ai bambini del futuro. Questo è il problema, cioè non ci sono i soldi. Se, guardate, io avrei apprezzato un governo, qualsiasi governo, io sono molto trasversale, avesse detto io taglio qua, qua e qua e con i soldi che ho tagliato e per cui si assume la responsabilità politica di tagliare, a quei soldi là li voglio regalare alle persone che secondo me è giusto che stiano a casa, non far niente, parlo di esatto, giovani. Esatto, almeno avere il coraggio di fare quello, allora, dice lei. Il problema è che non stanno... Sì, devi essere responsabile e fare le robe. Invece questi qui stanno continuando a fare provvedimenti. Per anni siamo andati avanti così. Sono andati avanti, fatti provvedimenti senza avere i soldi, facendo debito del futuro. Allora, il problema è questo. Chiunque mi faccia proposte alternative, qualsiasi proposta, secondo me, è degna di rispetto se ha sempre un grado di la sostenibilità. La copertura finanziaria, sostenibilità si diceva una volta. Caso. Sì, perché io sono un figlio di un operaio, io sono partito a suonare i campanelli, ho fatto tutti i lavori del mondo, allora so bene che ci sono aree del paese che sono più in difficoltà in questo senso, ma allora questo è il tema vero è, prima avete parlato dell'immigrazione. L'immigrazione è un tema vero, cioè un tema sostanziale, economico prima di tutto, non c'è soltanto un aspetto umano ovviamente importante, ma c'è anche una questione economica. Noi facciamo 1,2 figli a coppia, per cui siamo destinati all'estinzione se andiamo avanti così su 100 anni, no? Dimezziamo il numero degli abitanti. Sai il problema allora, qual è? Che però, noi bisogno, scusi Brugnaro, mi permetto, sui soldi, no? Se questa riforma va pienamente a regime, noi recuperiamo 3 miliardi, dopodiché adesso ne mettiamo di corsa 9 sulle bollette, ne metteremo molti altri. Cioè la situazione è talmente difficile in questo momento in Italia, che dove togli, la coperta è corta e crei un danno terribile. Quindi questo è un po' il problema oggi, perché ha ragione lei, è l'emergenza appunto, perenne. Appunto. Allora, qua, con...